Un altro momento particolare, riportiamo la musica siciliana, perché qui la Sicilia fa quasi da padrone, la Sicilia con due rappresentanti che addirittura provengono da un palco importante, quello di Italian's Got Talent di Canale 5, e li abbiamo al palco di Jack e il suo show. Signore e signori, i fratelli Bunetto! Fossi terra d'amori e io sogno un figlio buono, un figlio sano, uno che corgoglio grida, sud siciliano. Cavalieri, venite cavallari, portatevi i figli e ballate, cantate sotto la luna, crusto e sciuduventi, ballate tarantelle oppure un lento. Venite signorini, venite in dista terra, chinati, balli e canti e sinti. Sta canzoni vola e vola come vento, non c'è cosa più bella. Si veniti qua a ballare sta tarantella, veniti qua a cantare c'ha mari e terra, veniti qua a ballare sta tarantella, veniti qua a cantare c'ha mari e terra. Sotto luna è una canzone rosa, voglio regalare sta musica d'amore, scordatevi le pene, venite qua a ballare sta tarantella, venite qua a cantare già mare e terra, venite qua a ballare sta tarantella, venite qua a cantare già mare e terra. Grazie. Meravigliosi, un grande applauso a due artisti che fanno di questa musica che si sente che esce dalle viscere di una terra, peraltro bellissima, e si sente anche e si nota un senso di appartenenza a questa isola meravigliosa. E, i brani, come vogliamo ricordare anche il nome di questi brani? Sì, i brani sono Veniti e Sicilia Magia Terra, che sono due brani inediti miei. Okay. Noi cerchiamo di valorizzare quella che è la musica popolare italiana, in modo particolare il Sud Italia, però cerchiamo anche di portarla avanti. Quindi scriviamo. Voi provenite da San Michele, provincia San Michele. Di Caltagirone. Esatto. Spostiamoci qua, sentiamo provincia un attimino. Di Catania. Sì. Mettiamo un attimo la chitarra sì. Qui, pregherei intanto la regia, i microfoni, grazie, perfetto. Allora, Joshua, tu sei la nuova arrivata. Cosa pensi di questi fratelli? Buonasera a tutti. Voglio innanzitutto ringraziare Jonathan per questa opportunità, come avete visto. Esprimiamo un parere su di loro. Sì, mi è piaciuto tutto, sono tutti bravi, soprattutto la poesia.
La poesia dentro una canzone, secondo me, è il punto forte. E si vede che siete... Non ho nulla da dire, so solo che siete bravissimi e tutto quello che non capisco la lingua italiana, ho provato di sentire dentro di me l'emozione e tutto quanto, quindi bravi, bravi, bravi. E grazie. Infatti grazie. Volevo, da chi conosce poco la lingua siciliana, volevo capire se ti fossero arrivate le note di questa musica popolare. Sì, ecco, sì, infatti. Sì, dentro. Sentiamo un attimo adesso il nostro esperto, Nick. Sicuramente, coordinati molto sul canto e anche sulla musica. Comunque, mi è venuta anche un'idea forse di fare anche un brano con questo genere. Là, hai visto, Mi ha trasportato molto, piacere. Sì, complimenti. Floriana. Viva il folklore, viva il Made in Italy. Io sono per mezzo sangue siciliana, ci tengo insomma a dirlo sempre. E mi avete fatto sentire a casa, mi avete portato il calore della terra da dove insomma veniamo noi, io per mezzo sangue, voi per tutto. Io credo che lui stava quasi piangendo, perché lo vedevo emozionato, cercavo di fargli delle domande riguardo voi, perché tra l'altro volevo sapere se siete, avete fatto magari un disco, perché io subito lo andrei ad acquistare e invito insomma anche il gentilissimo pubblico anche a casa ad acquistare il vostro disco, se nel caso lo avete prodotto, se c'è su internet, perché è una musica che veramente viva, viva la tradizione, viva il Made in Italy. Brava Floriana, grazie. Brava. Jonathan. Veloce. È vero che ci troviamo a Roma, però ricordiamo che Jack Russo Show nasce in Sicilia. Ho avuto questa idea di portare questi due ragazzi perché li ho ascoltati, quindi sono bravi, ho dato infatti 8 minuti, quindi ho fatto fare due brani perché lo meritano e perché naturalmente facciamo anche capire al pubblico nazionale che in Sicilia ci sono dei talenti. Bravi. Assolutamente sì, bravo. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. E allora, visto che appunto il nostro giudice opinionista parlava del CD, esiste un CD? Sì, noi stiamo lavorando ad un progetto discografico, ma stiamo concentrando le nostre energie su un progetto a livello mondiale, perché stiamo portando il nostro progetto mediterraneo ai residenti italiani nel mondo. Abbiamo già suonato in America, in Germania, insomma tutti gli italiani residenti. Questo è il nostro progetto principale. CD naturalmente è una cosa che arriverà. Meglio. Lo avevamo capito che c'è la professionalità. La Sicilia, una Sicilia da Champions League. Va bene ragazzi, allora grazie. Un in bocca al lupo fortissimo, grazie ancora. Di cuore. Grazie. Signori, fratelli Bunetto. Ha ragione il nostro direttore artistico quando parla della Sicilia, addirittura una coppia così importante.